sbaglio. Allora, questo qua per Daniele Poletti, la cerniera dell'opera, ecco, questo è la cerniera, svenevole intelligenza, perché a parte il fatto appunto della griffa, eccetera, eccetera, però ci sono vari periodi, ci sono cinque periodi che poi forse tu l'hai visto in quel servizio, cinque grossi periodi dell'opera, e effettivamente dove si è proprio c'è stata una svolta importante è svenevole intelligenza. Guardavo qua, c'è un bollo, fra l'altro, su questo, un timbro di qualche biblioteca, no? Possiamo nella peregrinazione di questi libri Ah possiamo sì, questo è un anche ex libris a forma di ah. elefantino, chissà. Vabbè. Elefantini, chissà, non so, quello è fatto anche quello. Queste foto il Io volevo inserire sul discorso della scrittura. posso anche stare in piedi ogni tanto? Sì, non c'è problema. Il discorso della scrittura, perché hai detto che Pasolini aveva bollato un po' il tuo stile dicendo che era semplicemente scrittura automatica. Ora, la scrittura automatica tendenzialmente viene fatta risalire al pensiero surrealista, quindi una scrittura priva della mediazione intellettuale, no? Di getto, eccetera, eccetera. Ora, noi sappiamo che la scrittura automatica è un riferimento puramente teorico perché è impossibile la scrittura automatica, cioè c'è sempre una mediazione cogitativa e linguistica. Quindi, però, chiamando in causa il surrealismo, viene fuori un'altra cosa interessante di cui parlava soprattutto Dalì, cioè le immagini ipnagogiche. Cioè quelle immagini che si formano nel cervello quando ci stiamo per addormentare, cioè prima che sia venuto il sonno, prima che venga il sonno, vengono queste immagini ipnagogiche, non vengono a tutti, però mi è tornata in mente questa cosa anche perché mi parlavi di questa, tra virgolette, passione per il sonno e non solo, ma anche perché il visivo contenuto nelle tue poesie che non so, forse solo per me, però ecco, mi dà una sensazione proprio ipnagogica, perché io queste immagini che parla da lì le ho viste, le ho sentite, so che sensazione si prova. Ci si trova in uno stato di dormiveglia, quindi non siamo ancora addormentati, però non siamo più nemmeno svegli. Quindi sulla scia di questo volevo sapere se avevi mai preso in considerazione questa interpretazione della tua poesia. Ma sì, vedi, qua si potrebbe prendere una battuta, quello che ha scritto Solmi in quel saggio che mi aveva dedicato, che stranamente ha delle cose assolutamente pertinenti, delle cose completamente sbagliate, perché insomma puoi capire, Sergio Solmi era una persona ancora proprio era nato vecchio, insomma era nato tradizionalista, per cui insomma è proprio all'opposto. Però a un certo punto per lui era tutto assolutamente incomprensibile, proprio questo. Ecco, fra l'altro diceva che era come guardare le macchie di Rorschach, e dice, si è veramente in un altro mondo. Ecco, questa è una frase che non mi dispiace, lui lo diceva come, non so, come un accadimento catastrofico probabilmente, o comunque, ed è così, insomma, effettivamente, cioè si è in questo mondo parallelo, di cui fa parte evidentemente anche una sensibilità, nuova, ecco, diciamo, una sensibilità. Se si tenta di, come è stata l'assunto, il gesto, diciamo, se si tenta di dire quello che non è mai stato detto e che combinazione è la grande massa, la stragrande maggioranza temporale della nostra vita, temporale anche fisica della nostra vita, beh, è chiaro che si urta, si va a finire in queste situazioni appunto, certamente, di semiveglio, semisonno, di sfrenata, di immaginazione talmente sfrenata da non riuscire a metterla. Perché se poi parliamo dei sogni, non so come possa, per esempio, la psicanalisi sorreggersi sul racconto dei sogni.
Sì, probabilmente c'è una base. Una base bassa, diciamo, di cose che si possono raccontare dei sogni, però il sapore, la stoffa, la caratteristica inconfondibile del sogno non può assolutamente essere raccontata e difficilmente anche può essere messa in versi. È veramente un altro mondo. Quindi, insomma, è chiaro che parlare di altro mondo, essendo ancora, insomma, con i piedi piantati in terra e con 10 dita nelle mani, è un po' un assurdo, però è così, insomma, è questa contraddizione, questa antifrasi, questo lapsus che è perennemente presente nelle mie poesie, insomma, che è basata moltissimo sul lapsus, sull'ossimoro, insomma, una poesia assolutamente ossimorica. L'osservazione è questa, che spesso quando leggo poeta che amo, ho, per così dire, bisogno di creare un rapporto tra ciò che lui scrive e ciò che io conosco. Quindi, come appunto creare un rapporto tra il mondo come io lo conosco e il mondo come lui lo interpreta. Invece la sensazione che ho leggendo le tue poesie è che questa possibilità di conoscenza crei un mondo nuovo. Cioè, mi sembra, non per dire come ha detto quell'altro, che ci si trova in un altro mondo, che detto così sembra no, quasi dispregiativo, no, cioè mi sembra che ci sia proprio una possibilità di sguardo, di conoscenza, una possibilità di sentire totalmente nuova, totalmente diversa, però al tempo stesso correlata all'esistente, a ciò che abbiamo tutti comunemente sotto gli occhi. E quello che io ne ho ricavato è un enorme stupore dovuto alla capacità che hai tu di farmi amare anche ciò che normalmente io non amerei. Cioè, in linea di principio, se mi rapporto all'esistente e penso per esempio alla sfera politica, militare o economica, io non provo affetto per ciò che mi circonda. Se invece leggo le tue poesie, sia per i discorsi di quantità che di intensità che abbiamo fatto prima, ma proprio per questa capacità di quasi demiurgica, di generare le cose, di farle nascere o rinascere con delle leggi completamente diverse da quelle che conosco io, quelle che comunemente conosciamo. Ecco, questa scoperta mi dà il piacere, lo stupore, il piacere di amare ciò che mi circonda, perché tu me lo fai vedere con degli occhi diversi, occhi ovviamente intesi in senso percettivo lato, quindi è proprio un sentire che fa nascere il mondo, che è quello che, insomma, che io trovo nelle tue poesie perlomeno. Beh, questo tuo intervento è densissimo, ci sono almeno 3 o 4 cose molto importanti che hai detto che bisognerebbe vedere un po' una per volta. La totalità di questi oggetti, cominciamo con l'ultima cosa, tu hai parlato appunto del poter apprezzare per esempio il grande magazzino o la fabbrica, la bombola di gas o in altri campi la corruzione politica. Questo, insomma, ho parlato prima di onnipotenza, allora facciamoci diventare di nuovo padre eterni. No, la metafora è quella del padre eterno che col dito tocca Adamo e lo tira su. Quindi non c'è limite, cioè quando esiste tutta una letteratura aneddotica, insomma, sfottitrice da parte degli amici, naturalmente, sui paesaggi blottiani o blotteschi, che in genere sono i paesaggi più squallidi. Si dice, ah, va lì, c'è un albergo sulla tangente.
potenziale, un albergo tipicamente grottesco, un albergo dove dovete, non so, c'è appunto il grande magazzino, c'è il, sì, mi ricordo poi Michele Straniero che diceva sono andato in un albergo che era proprio blottiano, nel senso che non aprivi la porta dove fare attenzione a non essere arrotato dai camion che passavano sulla carretera, eccetera. Sì, perché effettivamente c'è anche quello, insomma, cioè, ti riesce a fare, come dire, amare, accettare, non lo so, insomma, ti fa vivere anche tutta questa sterminata possibilità di cose senza giudicarle, ecco, diciamo. Quindi questo senz'altro è una cosa. Ritorniamo un po' per appunto due o tre cose che tu dicevi. Ecco, beh, la questione del mondo apparente e del mondo reale, ecco, qua bisogna intendersi un po' nella terminologia. Io quando parlo di mondo apparente parlo di quello che tocchiamo, perché evidentemente è un'apparenza, se oggi c'è, domani non c'è. Quindi il reale è quell'altro mondo, quello che non c'è. Però per parlare, come tento di parlare, costantemente, sempre, dell'altro mondo, beh, ritengo che sia inevitabile per uno scrittore essere capace di parlare del mondo apparente in maniera icastica, cioè definire, cioè si dice sempre il non luogo, no? Ecco, qua veniamo un po' sulla questione dei luoghi. Voi vedete che in quasi tutte le mie poesie c'è quasi come titolo, invece del titolo in coda c'è il nome di un luogo. Allora, questo luogo non è evidentemente quello, perché è un luogo parallelo che si trova nel mondo parallelo, nell'altro mondo. Però, accidenti, nel frattempo io vorrei, questo l'ho tentato, vorrei che il luogo apparente, cioè visibile, che corrisponde a questo nome, sia riconoscibile nel testo, cioè che sia quasi un bedecker, quasi una guida. Uno vada su quel posto e dice accidenti, è proprio così. Vada a Saint-Étienne e riconosca quasi come da un reportage la rappresentazione icastica di quello che è stato. Tentativi, non so fino a quanto siano, fino a che punto siano riusciti, ma comunque senz'altro è anche così. Questa è una seconda cosa. Poi c'era un'altra cosa che mi hai detto che era piuttosto importante, che c'era in quel punto lei... La tua capacità demiurgica, forse. Come? La tua capacità, come dire, di inventare quasi un mondo con delle proprie leggi, che in realtà poi, io dico leggi insomma, come se fossero proprio leggi fisiche, perché appunto attraverso l'ossimoro magari pieghi la materia a possibilità che altrimenti non avrebbe. Questa mi sembrava una cosa interessante. Però è interessante anche quello che tu stavi dicendo adesso, che mi fa pensare alla poetica di Paul Klee, no? Sì. Cioè questa capacità di far vedere le forze che ci sono nella natura, che è l'artista che deve rendere visibili. Ah beh, certo. Non certo. Basta rendere invisibile. Certo. C'era un'altra cosa ancora che vi ho detto che... Adesso mi sfugge. Perché ti ricordi qualcosa? Io non mi ricordo. No, chiaramente è abbastanza articolato. Sì, sì, che adesso verrà naturalmente nelle... Sì, nelle, ma non so, sì, comunque era... Non so cosa c'è veramente, sì, infatti. Guarda, intanto che ci pensiamo... Sì, fra l'altro appunto, sì, questo sì, quello che ah beh sì, ecco, è una cosa importante che è questa, è importantissima, che tu hai detto che mentre appunto quando leggi, detto in parole molto se mi permetti, abbastanza terra terra, molto spesso si prende un libro, si legge per essere riconfermati in quello che già si pensa. Ah, sì. Scordatevelo nei miei libri, ecco, questo è il fatto. Anzi, direi che qua ritorno su un aneddoto che ti ho raccontato. Sì, no, quello che ti avevo raccontato ieri. Un elogio drammatico, molto serio. Che una grande persona, di cui non faccio il nome, un grande critico, insomma, parlandomi di quando parlavamo degli omaggi da mandare, di questo libro qua, credo, di questo. E dicevo, beh,
lo mando naturalmente anche a, e non dico il nome, posso dirvi soltanto che uno scrittore toscano morto recentemente, di quelli che definivo ieri, che io non è che ami molto, ma non li disprezzo neanche, li ho chiamati di questi scrittori stemperelli, tutta questa serie di scrittori, sono morti tutti uno dopo l'altro in questi ultimi anni, no? questi fiorentinelli, no? Questi decorosi, ma non di più, insomma. Uno di questi è ancora vivo allora, e questo critico mi ha detto no, non mandare il libro a questo, perché tanto non lo leggerebbe, ma se per caso lo leggesse capirebbe di aver sbagliato tutto, lascialo morire tranquillo. Ecco, questo è un po' è più o meno quello che dicevo prima, cioè, in genere si cerca di istintivamente di leggere per sentirsi dire quello che già uno pensa, mentre invece io vorrei insomma, così vorrei proprio anche che uno, leggendo, aprendo un libro, dica accidenti, quello che pensavo è completamente sbagliato, scendo in strada, mi cosparo il capo di cenere, mi vesto di sacco e dico che ho sbagliato e cambio vita. Non proprio così, ma comunque insomma effettivamente ecco, lì si ritorna, è chiaro che Eco, con tutto quello, con tutto il bagaglio, la tradizione, tutto quello che aveva, non poteva scrivere se non quello, perché altrimenti certe sue convinzioni, certe sue cose potevano essere minate alla radice. Il fatto che il nuovo, chiamiamolo nuovo, chiamiamolo diverso, ecco, se non vogliamo dire nuovo, che il diverso sia effettivamente diverso, è importante, perché molto spesso il diverso non è affatto diverso, insomma, sembra diverso, ma non è altro che la ripetizione, mentre se è diverso ti tiene, adesso non parliamo di sonno, se è diverso ti fa saltare sulla poltrona e ti mette in crisi, dipende naturalmente dalla dose di nobiltà, di magnanimità che ha la persona, insomma, perché se una persona è la magnanimità, per me è molto importante, indipendentemente dal titolo del libro, comunque è molto importante perché è quello che ti può, la mancanza di magnanimità è quello che ti può distruggere una grande intelligenza, una grande opera, e la presenza di magnanimità è quello che ti solleva un'opera, anche magnanimità nel senso di disposizione pura ad accettare e diciamo la mancanza totale di servaggio nei confronti delle ideologie. Sì, effettivamente uno come Eco, non è che lo può limitare nelle sue cose, però effettivamente ha un'impostazione semiologica piuttosto nota, questo tentativo comunque di ricondurre tutto a un sistema di segni, quindi a un sistema di certezze. Piuttosto la poesia di Blotto la potremmo vedere, volendo, nel senso di Roland Barthes, quando Roland Barthes parla del senso ottuso, cioè di quel senso che eccede l'ovvio, il banale. Qui parlava di senso ottuso proprio in relazione ad un angolo ottuso, cioè un angolo eccedente i 90 o i 180 gradi, perché appunto i 90 gradi, 180 gradi rappresentano la razionalità e quindi forse un approccio più tradizionale, appunto forse più picchiano. Ecco, invece il senso ottuso è questa eccedenza di senso in cui le cose smettono di riferirsi unicamente a se stesse, ma hanno un qualcosa in più che non può essere quantificato, che non è razionalizzabile, che sicuramente non è riconducibile ad una logica semica qualsiasi. Quindi è un po' come il significante che scavalca il significato. E in questo mi verrebbe in mente anche Carmelo Bene quando diceva che il significato è un sasso in bocca al significante. Mi sembra che nella poesia di Bloch invece il significante abbia maggiore libertà espressiva. Sì, fra l'altro tu adesso hai citato quasi una frase del proprio di Agosti, l'eccedenza abnorme di senso, che contraddistingue questa qui, l'eccedenza abnorme di senso. E difatti, se si vuole andare, sì, tu hai parlato di Barthes, bisognerebbe parlare di Lacan, naturalmente, anche se io appunto questo mi,
Solame de Passe un poco, nel senso che io non conosco abbastanza, ma comunque so che per esempio Eco Agosti, che è un lacaniano convinto, sviluppa molto questo discorso appunto riguardo alle mie cose. Comunque sì, certamente eccedenza abnorme di senso, questo si può di sicuro dire, insomma, quindi... E del resto la dicibilità dell'indicibile è forse proprio questo. Sì, questo appunto, questo corpaccio gigantesco che si libra ronzando su di noi e che ci persegue, ci persegue in tutti i nostri atti di veglia o di sonno durante la lunga giornata. E i poeti che tu ami quali sono? Dipende, capita, insomma, amo riconoscere la grandezza quando c'è. Direi che i poeti che amo di più sono quelli che scrivono in prosa, cioè i grandi prosatori, cioè più di una volta ho parlato dei Ma dunque sì, gli elenchi sono, come dicevo ieri, io sono un uomo di poche letture, ma comunque è un po' difficile parlare, perché poi dipende anche dai momenti della propria vita. Comunque vediamo un po' di parlare dei grandissimi del Novecento, del 2000 è ancora un po' presto per parlare del Novecento. Ti parlo naturalmente di Nabokov. Di Kafka, evidentemente, di Simenon, sono due righe di Simenon, ti stendono i paesaggi, diciamo, comunque, naturalmente Proust, vabbè, ma lì è un discorso diverso, perché appunto tu dici amare, bisogna vedere cosa vuol dire amare, vuol dire anche la simbiosi, insomma, certamente l'opera con cui sono più in simbiosi è proprio La Recherche, difatti quando io parlo che mi permetto di dire che conosco abbastanza La Recherche, se fossi interrogato potrei, perché guarda, invece tutti ne parlano, ma se uno fosse interrogato sulla Recherche, sui nomi, sugli eventi, su queste cose, molto, molto probabilmente non sarebbe tanto pronto. Sì, quando parlo delle dimensioni della mia opera, per dire non potete rendervi conto, dico, guarda, pensate che quest'opera praticamente equivale a tre o quattro recherche messe assieme, insomma, quindi, e poi in versi, fra l'altro, e con l'intensità che il verso richiede. Sì, dico, questo appunto è evidente. Soprattutto i grandi dell'Ottocento, e direi soprattutto dell'Ottocento francese. Ah, c'è una cosa, adesso ho fatto i due nomi rendendo molto felice un mio amico che non ama le lingue. Credo che conosca, che possa leggere soltanto in italiano e basta, e quindi legge in traduzione, al che io ho sempre detto che dei libri letti in traduzione si può intuire, si può fare uno sforzo per rendersi conto di come sono nel testo originale, però con la traduzione si perde tutto. Per cui in genere io parlo delle letterature della letteratura che conosco, della lingua che conosco, che sono le lingue latine, sono l'italiano, il francese, insomma, abbastanza bene, insomma, molti dicono che io sono quasi bilingue, ma non è vero, insomma, in realtà non... lo spagnolo lo posso un po' intuire nella lettura, ma non tanto, ecco, diciamo. E nelle altre così mi affido cerco di capire chissà come sarà nell'originale. In realtà appunto questo mio amico, che invece è inferiorizzato dal fatto di non leggere se non l'italiano, era rimasto stupito in un'altra intervista che mi avevano fatto, quando parlavo di grandi del Novecento avevo proprio citato Kafka e Nabokov, dice, quelli che anch'io leggo in traduzione, ovviamente, quindi non...
comunque dicevo, il grande Ottocento francese essenzialmente, ma e lì torno a dire, insisto su questo fatto che più ci penso e più sono scrittori non di poesia non in versi, per esempio, ma sarà probabilmente il fatto che ammiro quello che c'è già, che io, ecco, perché ho smesso quasi subito di scrivere romanzi, insomma, diciamo romanzi, racconti, cose del genere. Perché mi basta e avanza quello che c'è già, insomma, cioè, sono delle cose inarrivabili, meravigliose, mentre invece, per esempio, adesso questo naturalmente prendetelo come battuta e non come cosa da... come, nella poesia in versi, secondo me ci sono degli spazi vuoti da riempire ancora. Mentre, non so, tu pensate con un desiderio che avrei avuto, proprio quello per esempio proprio del taglio del racconto, per esempio una stima enorme di Maupassant, per esempio questi meravigliosi racconti. E beh, un padre ben preciso, quello, un padre ben preciso come rigore, come ascetismo, come adorazione della parola, è evidentemente Flaubert. Flaubert lo conosco molto bene, l'ho seguito moltissimo, insomma, quindi direi che è abbastanza importante questo. Come poeti che possa capire di più anche così facilmente sono Baudelaire come ammirazione totale, ma soprattutto il Rimbaud. D'altra parte su Rimbaud è venuta fuori tutta quella teoria, insomma, che fa parte di quello che aveva scritto Agosto e poi quello che è stato proseguito anche dalla Larocchi, cioè un certo Rimbaud, cioè praticamente quello dei Dernier Vers, che si spinge fino al limite dell'indicibilità e difatti arriva, sfocia nel silenzio, è praticamente quello che, cioè Rimbaud si ferma da dove io parto, secondo questa teoria. Non è proprio così, perché io sono arrivato anch'io a quel punto, attraverso, dire che la cosa più interessante è proprio quella di vedere invece come da premesse molto, non dico banali, ma insomma abbastanza tradizionali, ripeto, con questo continuo lavorio di concrezione, di eliminazione, ma soprattutto di concrezione, si è arrivato a un punto che può parere effettivamente il salpare verso il nuovo a cui si è affacciato Rimbaud con i Dernier Vers. Io ti volevo dire, proprio questa incapacità di descrivere, di circoscrivere la tua poesia, il tuo approccio alla parola, mette in difficoltà chi ha scritto di te anche per eventuali, è una cosa che si fa, magari non è spesso non può non essere un buon costume, soprattutto di fronte a un tipo di poesia come la tua, però si tenta di fare degli accostamenti, come dicevi tu prima, alla maniera di, e ci si trova effettivamente in difficoltà proprio per le caratteristiche di novità che anche Ernesto prima aveva annotato. Ci sono dei poeti che io ho, a parte che devo dirti, la prima analogia che ho fatto con la tua poesia dopo lo stupore, perché mi viene in mente che un titolo possibile per un saggio critico che dovrebbe essere scritto, la pletora e lo stupore, no? Pletora intesa nel senso più buono del termine, ovviamente. E la prima analogia che ho fatto è con la musica più che con altri poeti, e dopo ti dirò cosa penso, però inevitabilmente leggendo le tue cose anch'io forse per quella cattiva abitudine sempre di cercare di dominare, no? In modo forse chiaro, chi lo sa, ho fatto degli accostamenti. E mi sono venuti in mente soprattutto Agosti parla anche di Amelia Rosselli, e io forse non sono molto d'accordo, però ho trovato
una vicinanza in alcuni casi al Cacciatore, per esempio, a Edoardo Cacciatore. E vabbè, poi sempre Agosti parla di Cesare Greppi, che io non conosco bene, quindi non posso fare il confronto. E poi invece, per quanto riguarda la tua, anzi, Precerutti addirittura fa riferimento a Teofilo Folengo, come vis proprio dissacratoria, no? Anche comica, il basso di cui parlavi tu prima. E io invece mai ricordato, sempre restando nel periodo del 5-600, le cose di Leporeo, che non so se tu conosci. No, non conosco. Ludovico Leporeo, dopo ti farò vedere un libro, proprio perché c'è questa accumulazione proprio sonora della parola, anche oltre che capito, questo non lo conosco, tentativo di racchiudere la realtà in modo sfaccettato, la compenetrazione degli eventi, la contemporaneità degli eventi, come tu hai dichiarato in un'intervista. Quindi ecco, anche per ricollegarmi a quello che diceva Ernesto, i tuoi poeti preferiti, i tuoi scrittori preferiti, ci sono poeti, forse appunto Cacciatore, che secondo te sono, Emilio Villa anche, hanno validità nella loro ricerca, nella ricerca del nuovo? Ah beh, certamente, aspetta. Sì, sì, adesso, sì, effettivamente Cacciatore e Villa sono quelli che hanno richiamato di più, i nomi richiamati di più, anche per una certa sorte così di trascuratezza che ha avuto la loro opera, trascuratezza minore di quella che ha avuto la mia, ma comunque sono anche abbastanza per loro. Però li contraddistingue per loro quello che dici proprio tu, la ricerca, cioè il peso culturale loro, che è enorme rispetto alla povertà della mia cultura, ma poi proprio il fatto che che ci sia questa consapevole e attenta ricerca, torno a dire ricerca. Io non ricerco, preferisco trovare. Questa era una battuta di Picasso, non mi pare, no? E quindi c'è una, insomma, se tu leggi Cacciatore, c'è una, diciamo che il pensiero lo tocchi, lo impasti con le dita, con le mani, soprattutto è tutto pensiero altissimo anche in certi momenti, specialmente parlo delle prose di Cacciatore, soprattutto, sì, quelle stupende, sì. No, ma non tanto Ito, l'altro prima, quello che poi lui, di cui c'è quel bellissimo pezzo che lui ha inserito nell'ultima antologia che ha fatto prima di morire, quella lì, insomma, quella l'antologia in Audi, l'autoantologia che ha fatto, c'è quel pezzo che è altissimo, effettivamente, quel pezzo di prosa che ha inserito. Comunque, diciamo, lì il pensiero è lì proprio, insomma, sì, Villa e Cacciatore sono proprio, si erge monumentale proprio il pensiero. Nel mio caso io sostengo che non c'è, ho sempre sostenuto che non c'è, adesso forse è un po' eccessivo, comunque lo trovi poi, lo trovi dopo, ecco. Secondo Eco non ci sarebbe, no? Per esempio, perché dice dell'assoluta, come ha detto, la non verosimiglianza, no? Così, la non plausibilità. Sì, non plausibilità. Sì, ecco. In realtà alla fine poi lo trovi, però lo trovi, come dire, ricevuto assieme a un mago, non selettivamente, assieme, insomma, perlomeno con una selezione più moderata rispetto a un magma di altre cose, cioè la voce, e se per caso fosse finalmente uno che è sempre stato zitto, che non ha mai parlato, che cominciasse a dire cosa, il cosiddetto signore inconscio, se fosse l'inconscio che comincia a parlare un po', bah, non lo so. E un'altra cosa per quanto riguarda proprio l'essere riconosciuto, no? dalla nostra cultura, anche dal sistema culturale italiano, che è stato sordo fino adesso, a parte alcuni casi appunto
nei confronti della tua opera. Addirittura, come è stato scritto in, non ricordo quale articolo, c'è stata un'attenzione maggiore da parte dei francesi, e si è stato pubblicato appunto sulla Nouvelle Revue Française. Quindi in Italia proprio c'è questa disattenzione. Ora, per quanto riguarda la mancanza di riconoscimento nei confronti del tuo sforzo, che quantitativo anche, no? Tu hai un po' di rimpianto, che in certe tue parole mi sembra di intravedere, anche se mi hai detto ieri sera parlando che ti sei sempre disinteressato completamente al jet set culturale, all'establishment, insomma. Beh, il rimpianto potrei averlo proprio per il fatto di non essere stato all'altezza, di non essere stato capace di vendere questa cosa, però ognuno il suo mestiere, e in questo riconosco che io sono stato nullo, perché per tante, sia per incapacità sia anche per non voglia. Probabilmente se avessi masticato anticamere, petizioni, pacche sulle spalle, inviti a cena, non mi vedreste, magari non mi vedreste, non sarei già sottoterra, oppure non mi vedreste come penso che sperate, abbastanza di buon umore, abbastanza con un certo vigore, nonostante i 76 anni. Non avrei potuto fare le grandi marce del mercoledì, perché magari il mercoledì avrei dovuto andare a infilare il paltò a qualche barone, o a qualche, quindi no, diciamo che ero una vita che non sarebbe stata fatta per me, e allora quando avrei dovuto fare qualcosa di più negli anni 60, ma distinguiamo, dunque ci sono, allora primo ritorniamo su questo che si finisce sempre per dimenticarlo, ritorniamo su questo vulnus iniziale, cioè trovarsi a 18 anni, quando si è ancora abbastanza coglioni, insomma in complesso, trovarsi a 18 anni padroni di, ripeto testualmente quello che ho detto, padroni di 4.000 e più pagine che si ritengono uniche, nuove, mai viste, sbagliando, perché in realtà quelle erano buone pagine, ma potevano essere in sintonia con quello che era già stato fatto. Comunque, quando ti trovi così, tu non, ti senti sì, veramente in un altro mondo. Difatti, a 18 anni, 20 anni, anche più avanti, fino al 57-58, nessuno sapeva, cioè neanche i miei amici o parenti sapevano che io scrivessi. Allora ero più noto come politico, insomma, sorvoliamo insomma su questa cosa, non è che me ne vergogno, ma comunque ero noto come una specie di agitatore, quindi in quel periodo non se ne parla proprio, fra l'altro non erano neanche state trascritte, allora c'è tutto questo corpus di cui rimangono ancora i manoscritti, poi allora non usavo ancora i taccuini, ma era una cosa molto più disordinata, erano pezzi di moltissimi volantini di propaganda sul cui retro avevano griffone, erano segnate delle cose, forse pezzi di carta igienica, ma forse magari c'è anche qualche pezzo di carta igienica, non lo so. Comunque non, questa enorme corpus era tutto da amministrare, tutto da trascrivere. Quindi ho incominciato, quindi non c'era neanche da parlare, non vedevo interlocutori, ecco, cioè il fatto era proprio questo, insomma, capaneico, diciamo, no, luciferino, ma il fatto di pensare che la letteratura, che tutto il resto non esistesse rispetto a quest'opera. Come ripeto, sbagliavo, era una cosa abbastanza cretina quello che pensavo, però era così in quegli anni. Quando ho detto vabbè, adesso incominciamo a cercare di posso degnarmi di cominciare a pensare di far stampare qualche cosa, e quello è stato il 58. E da lì
anche. E io facevo stampare da questi, appunto, come parlavamo ieri, da questi piccoli editori che non si possono chiamare editori perché non fanno il mestiere di editore, cioè fanno stampare un libro e poi lo abbandonano completamente. Però mandandolo in giro, insomma, mandandolo a questi critici, appunto questi che hanno ricevuto queste cose che adesso riemergono. La reazione che avevo, anno dopo anno, perché ho continuato per un bel po' a far stampare questi libri, era di grande stupore. Dicevo, ma che strano, non succede niente. Dico, ma mi sembra stranissimo quando uno riceve un libro così e che non salti sulla sedia, insomma, che non quindi, però non facevo neanche, non so se dedicandomi alle pubbliche relazioni, appunto seguendo le cose, non so se sarebbe successo qualcosa di diverso, probabilmente no. Ma appunto, più che di rammarico, c'era questa sensazione così di stupore. Rammarico è appunto, può essere per sentirsi il senso di colpa di non aver fatto abbastanza, cioè non aver fatto niente praticamente, per questo. Poi può venire questa specie di, specialmente passando gli anni, questo senso di così millenaristico, diciamo catastrofico, apocalittico, di pensare che quest'opera scompaia nel nulla, come se non ci fosse mai stata. Ecco, questo è un pensiero che non si può chiamare di rammarico, di rimpianto, ma un pensiero così, che d'altra parte si può, torno a dire, fa proprio parte dell'immaginario in genere, questo. Per il resto non tanto, anche perché adesso capovolgendo la cosa, non ho mai, non, difficilmente mi è venuto in mente che, adesso non vorrei essere esclusi i presenti, come si usa dire sempre, allora non vorrei essere scortese nei confronti di altri, ma molto spesso non mi interessa molto quello che uno può pensare di queste cose, cioè, ecco, per esempio quando prima ho detto Eco non poteva ragionare diversamente, cioè, sì, il libro Eco magari è stato mandato, certamente sono stati mandati, però capisco che non poteva dire altro e non è che mi interessasse poi molto quello che potesse pensare Eco di questo, insomma, era già un po' prevedibile. Diciamo che è un po' allargata la cosa, se parliamo di matti, no, di follia, è un po' allargata la cosa di Campana che strappava, quando dava i libri, strappava le pagine, cioè, queste ve le strappo perché tanto non potete capirle. Ecco, io a questo punto potrei dire che le strappo tutte. Le ho strappate tutte, sono sicuro, con estrema umiltà lo stesso. A me è rimasta la curiosità di dirti una cosa di cui però non so se vuoi parlare, perché già prima hai detto che è meglio sorvegliare, è la tua attività politica, mi ha sorpreso. Beh, è anche un po' più mitizzata, insomma, comunque nel... beh, qua non vorrei ruotare nessuna suscettibilità, ma quando si parla di politica le migliori amicizie si infrangono. No, comunque nel 50, nel 50, tu sei esperto nella storia del Partito Comunista e queste cose, sei appassionato. Sì. Dunque nel 50 c'erano, beh, insomma, immaginiamo cos'era il 50, insomma, diciamo, il 50 era il momento dei processi Aslanski e Clementis in Jugoslavia, i processi ai medici, parliamo degli stalinisti, no? E per esempio qua nel 1950 civile, vediamo un po' se trovo una citazione, perché... la troverò. Beh, insomma, così anche lì probabilmente torno a dire
non ho una grande stima dei diciassettenni o diciottenni, cioè mi ricordo benissimo quanto ero coglione appunto a 17-18 anni, e così per snobismo, parte per voglia di andare a infilarsi in qualche cosa che si pensava potesse essere strano e diverso, così frequentavo vari gruppuscoli, gruppetti, allora c'era dunque Cucchi e Magnani, e c'erano soprattutto questi titoisti, trotskisti titoisti, che erano anatemizzati in una maniera totale proprio dallo stalinismo. Intanto io vivevo a Torino, che era una città proprio assolutamente sovietica, sovietizzata. Avevo fra l'altro un fratello, ancora vivo, che era praticamente uno Zdanov redivivo, uno Zdanov in persona, cioè che redarguiva decisamente il fatto che io scrivessi, che diceva Stalin ha definito gli scrittori ingegneri delle anime, perché quindi devono creare la nuova generazione, devono creare mentre tu fai queste cosette così. Quindi contro questo stalinismo imperante, non è che avessi aderito, sono andato a curiosare in Jugoslavia, in un altro posto appunto di orrori totali, e c'è questo viaggio appunto che è descritto nel 1950, questo sfiorare, vorrei cercare qualche citazione per esempio questa clausola della poesia Monasteri: la vicinanza delle spie ci sbalordisce e la loro possibilità di discorrere con noi. C'è questo, c'è un altro che dice: io sfioravo galere, di cui avevo letto prima, perché effettivamente sfioravo galere, ecco questo. Poi c'è quest'altro: nei processi grandiosi di sorriso e intelligenza, se mi ricordo questo verso iniziale che si riferiva proprio a questi grandi processi staliniani di quell'epoca. Non lo trovo. Comunque, dopo questa curiosa e anche abbastanza stupida, insomma, Tito trotskista, poi mi ero invece proprio avvicinato al PC nel 1952, quando parlavo del 52 come di un periodo in cui, dopo il 51, in cui senza arrivare ancora alla Grif, che era arrivato poi in dicembre del 52, ma c'era un po' di così si è un po' coagulato bene lo stile, e che in quel momento ero diventato uno zelante e timorato fedele del PC, insomma, del PC stalinista, che allora era ancora pienamente stalinista. Non dimentichiamo che Stalin è morto l'8 marzo del 1953. Quindi un rompipalle assoluto, insomma, nel senso che all'università, allora seguivo l'università ancora, e quindi ero quello che convocava le persone, che costringeva ad andare alle riunioni, tutte queste cose, insomma, proprio il galoppino fedele del verbo. Mentre però scrivevo, ero abbastanza stupido nell'atteggiamento di vita, ma non certo nello scrivere, perché già di quell'epoca ci sono le ipotiposi più corrosive e premonitrici, cioè c'è un aspetto, qualcuno parla di un aspetto nostradamico della mia poesia, ma ci sono delle cose che prefigurano avvenimenti che sono, cioè io avevo già dato per spacciato e finito qualsiasi, non dico atteggiamento comunista, ma qualsiasi possibilità di parlare con un certo interesse sull'avventura, sulla tragedia comunista. Parliamo del marxismo, sull'avventura secolare, quasi settantennale del comunismo. E
nello stesso tempo però come vita faceva appunto il fedele galoppino. Fino al, beh, direi che forse l'ultima attività che ho, si usava a dire così, dare attività, l'ultima attività che ho dato nel PCI sono, ho contribuito alla famosa vittoria del 7 giugno, quest'anno sono di nuovo il 7 giugno le elezioni, nel 53 c'è stato un grosso affrontamento fra la DC e il PCI, che è culminato con queste elezioni del 7 giugno, che erano quelle in cui c'era la cosiddetta legge truffa, che poi sarebbe stata la legge maggioritaria, no? che era stata poi respinta e battuta con questa lotta molto, molto dura, molto, molto, molto seria, che era stata fatta dal PCI. Ecco, poi insomma poi mi sono stufato, ecco, questo insomma, è brevissimo. Ogni tanto però riemerge, insomma, adesso senza, perché a parte appunto questa, diciamo, questa presenza politica che è sempre stata bifida, ecco, avrei dovuto essere messo al muro come spia, insomma, cioè questa presenza apparentemente di questo atteggiamento di lealtà apparente, ma negli scritti invece questa impietosa connotazione, insistendo sul comico, sul tragicomico, ma soprattutto sul comico di quell'ambiente. A parte quello, ecco, però separatamente da quello c'è invece lo slancio insurrezionale, che è una cosa completamente diversa, insomma, perché ovviamente il PCI già allora era un partito appunto di bacchettoni, di bigotti, di reazionari, diciamo, assolutamente, insomma, mentre invece lo slancio insurrezionale, che è quasi una cosa, insomma, quasi un'eiaculazione, insomma, giovanile, e che ogni tanto riemerge. Effettivamente c'è questo filone, chiamiamolo politico, sia nell'atteggiamento compostamente irrisorio, sia invece nell'atteggiamento perdutamente insurrezionale, riemerge in maniera così, come un geyser riemerge nella mia opera ogni tanto quando c'è qualche occasione, e in genere sono le poesie che sono legate a qualche evento storico, diciamo, politico, portano la data, e questo è un elemento che vi segnalo. Dove c'è una data è segno che c'è stato qualche cosa. Una delle ultime, ultime che mi aveva impressionato e su cui ho scritto è stata la morte di Ceausescu. Beh, comunque siamo nel 1989, se non sbaglio, no? Quindi è dico recente, per me il senso del tempo è sempre un po' strano. Non so, ecco, stavo pensando le ultime cose politiche che di cui ho scritto, ma forse l'ultima è quella. Beh, naturalmente dopo l'11 settembre ho scritto diligentemente una cosa, un lungo poemetto che è indicato, infatti, in questo libro qua, cioè, ed è segnato 12 settembre e giorni seguenti, in cui forse rispetto alla parata di banalità che hanno detto quasi tutti gli scrittori, c'è stato un numero di poesie, non so se ti ricordi, un numero di poesie in cui avevano chiesto a tutti gli scrittori di dire qualche cosa, ed è proprio una sciorinatura di banalità. L'unico un po' discreto è quello di Enselberger. Sì, poi è stato letto questa cosa, qualcuno me ne ha parlato bene di questo mio poemetto che mi pare Peregrinio di osservazioni su, mi pare qualcosa del genere.